Quando il paesaggio modella la vacanza, quando la cultura mitteleuropea si insinua nelle forme degli altipiani. Allora sentiamo di vivere un'esperienza completa dove il corpo e la mente si lasciano coinvolgere nel territorio. Qui troviamo la magia della luce e dello spazio aperti, tratti identitari delle Prealpi trentine. Benvenuti sull'Alpe Cimbra. L'esperienza di oggi inizia parlando dell'acqua, un grande ritorno a questa risorsa che è molto abbondante qui sull'Alpe Cimbra e che vede oggi un sentiero dedicato appunto all'acqua. Il sentiero dell'acqua inizia da Carbonara e arriva in questa piccola frazione che è Cueli. Sono con Ivano Cuel che è l'ideatore di questo percorso e noi attraverso questo sentiero possiamo riscoprire, ricollegarci, no, all'acqua, alla sua storia e soprattutto al suo utilizzo materiale. Sì, il percorso si snoda praticamente da Carbonara alla frazione di Cueli, lungo 2 chilometri circa, e all'interno di questo percorso si sono individuate 7 aree di interesse. Si parte dalla preistoria con il discorso della Cogola, che è la prima area interessata, che è un sito preistorico e serve da riparo anche ai pastori e quant'altro. Poi più avanti si va alla zona della Porta, che è un antico villaggio di Carbonara, dove c'era un vecchio mulino e anche un vecchio forno. Poco distanti dal mulino Cuel noi troviamo questa antica segheria veneziana. Antica segheria veneziana che nel 1989 è stata acquistata da parte del comune. È stata ristrutturata una prima volta, chiaramente, e resa visibile solo per quanto riguarda la parte, diciamo, non funzionale alla segagione del legno. E conseguentemente ai danni da neve è stata ristrutturata una seconda volta nel 2014 e è stata fatta una ristrutturazione anche per la parte funzionale legata alla segagione del legname. È stata affidata all'associazione Maso Tezzeli, che la aprirà a scopo turistico, chiaramente, ecco, durante l'estate o quando in collaborazione con l'APT e in collaborazione anche col comune, penso. Ed eccoci al mulino Cuel. Siamo nella piccola frazione Cueli che nella lingua cimbra ha un chiaro riferimento a sorgente, acqua, e infatti questa è una zona ricca di acqua e c'è anche questo mulino che è stato recentemente parzialmente ristrutturato. Leonarda Cuel è l'anima di questo luogo. Qui si faceva il pane fino a quando? E il mulino e il panificio è rimasto in funzione fino agli anni 50, poi è stato chiuso, dismesso, è rimasta come abitazione della famiglia, però una parte della famiglia si è trasferita a Carbonara, dove hanno aperto un panificio a Carbonara. Adesso è diventato una vera e propria destinazione questo luogo. Sì, certamente, è stato così mio papà che assieme alla sua voglia mi diceva sempre, mi ricordo, questo mulino lo vorrei rivedere in funzione, per cui è rimasto un po' nell'anima anche a me questa cosa, a me e mia sorella Lucia, e abbiamo detto proviamo in questi anni a trovare delle risorse, perché ovviamente è una ristrutturazione imponente, e abbiamo iniziato quest'opera di ristrutturazione. Leonarda, il vostro sogno è di rivederlo in funzione, ecco, siete a metà, diciamo, sì, dell'opera. Sì, siamo a metà dell'opera e non solo noi, ma anche la gente del paese, gli anziani del paese vorrebbero rivederlo in funzione, perché sono legati a questo mulino dei ricordi molto importanti, i suoni, i rumori e il profumo del pane, che sono molto, molto forti ancora in questa frazione. Ai Cueli, Leonarda, si sente solo il rumore dell'acqua. Sì, è vero, d'inverno anche, quando qua non vive tanta popolazione, c'è proprio questo rumore dell'acqua che ci accompagna durante tutta la giornata, insomma, ed è un rumore bello che si sente poco in giro ed è di tranquillità e di pace.
L'Alpe Cimbra è famosa per i suoi spazi aperti e luminosi e qui si pratica l'escursionismo, i bikers, così come coloro che amano le gite a cavallo hanno trovato un vero e proprio paradiso. Un circuito ad anello che ci sentiamo di consigliarvi è questo del Sentiero dell'Orso. Parte e arriva da Luserna e si percorrono circa 11 km. Noi lo percorriamo con Luca Zotti, un percorso che ci mette in connessione, in rapporto con la Grande Guerra, con l'ambiente naturale alpino e anche con il paesaggio, diciamo così, artificiale che è rappresentato in questo caso dall'alpeggio. Esatto, sì. Neuentritt vom Peer sulle tracce dell'orso è un percorso ad anello dello sviluppo di circa 11 km che percorre un dislivello di circa 350 metri di altezza e è un percorso che affronta appunto la tematica naturale e storica. Storica perché lungo questo percorso, lungo questo sentiero, è possibile trovare diversi siti che riguardano la Prima Guerra Mondiale, ma dei siti minori, non fortificazioni, ma trincee, tratti di strada militare, postazioni di obici, casermette, ospedali militari. Ma anche la tematica naturalistica invece è sviluppata con delle bacheche descrittive che guidano gli escursionisti nella scoperta appunto di alcuni aspetti naturali caratteristici, come ad esempio la geologia, come ad esempio la botanica, con il riconoscimento delle specie vegetali che incontriamo lungo il percorso, o anche l'aspetto faunistico. Io ho già in programma, Luca, di venire qui e farlo con il Nordic, però ecco, è una proposta che si apre a, diciamo così, no? In tutte le ore del giorno, cioè molto aperta, ecco, molto flessibile. Sì, è un percorso adatto a tutti quanti, anche alle famiglie con bambini. Secondo me questo percorso è molto bello da percorrere anche a cavallo. Niente di meglio al termine di una escursione, di una bella merenda, di un pranzo e noi in questo caso siamo saliti alla baita del Neff, poco distante da Passo Vezzena. Flavio, una meta diciamo preferita, la meta preferita degli escursionisti? Sì, meta preferita, ci troviamo sul punto più alto della dorsale, escursionisti a piedi, escursionisti a cavallo, in bicicletta, 100 km che passa sulla stradina qua sotto, ristorante in versione estiva con la cucina, con la classica cucina trentina, un'altra esperienza che possono vivere i turisti o comunque i frequentatori dei nostri posti, la nuova pista di downhill che è al di là, è verso questo qui carosello che si vede, il pezzo verso la Varrone, ecco. La proposta di oggi alla baita del Neff, abbiamo un tagliere di affettati del Trentino, dallo speck alla pancetta affumicata, con una proposta di formaggi di Mezzano Vezzena e la ricottina fresca di Malga. Per passare a un primo piatto di canederlotti alla Trentina, sul letto di verza e pancetta, e come secondo delle guance di maiale al ginepro,
con polentina e terrania e i funghi del posto. Per finire, come dessert, dello strudel con delle mele del Trentino e noi lo serviamo con della crema pasticcera e dei frutti di bosco del posto. In collaborazione con... Il Trentino è amico della famiglia. Tutte le informazioni e le opportunità le trovate sul sito www.trentinofamiglia.it. Vi aspettiamo in Trentino! Con Difesa Trento Codipra, consorzio difesa produttori agricoli. La risposta nella gestione dei rischi climatici e per la stabilizzazione del ricavo aziendale. Trento, via Giusti 40, www.codipratn.it. Liquori al mirtillo, dottor Cappelletti. Dal 1909, il sapore del Trentino. L'albero è vita, l'albero è anche una espressione artistica, è il caso del respiro degli alberi, questo sentiero dove l'aspetto naturale incontra l'aspetto artistico. Alessandro Marchesi, tra gli ideatori di questo percorso, che ospita diverse opere, tutte dedicate all'albero. Sì, il percorso, il sentiero del respiro degli alberi è un percorso realizzato lo scorso anno qui a Lavarone, dove sono presentate 6 opere, il cui tema è l'albero. L'albero come metafora della vita, l'albero che nasce, mette radici, cresce, vuole raggiungere il cielo e poi muore sul territorio. Cosa vi spinge a dedicare alla natura una espressione artistica? Beh, insomma, è anche un veicolo per far vedere questi luoghi alle persone. Ci sono queste opere, vicino alle opere ci sono delle didascalie che raccontano che cosa l'artista ha voluto dire con quell'opera. Il percorso poi è accessibile a tutti, è molto comodo da visitare, sono 2,5 km. Attraverso questa strada forestale che ha un andamento quasi pianeggiante, diciamo un falso piano, e è molto bello perché nella prima parte il percorso percorre una sorta di galleria vegetale, poi mano a mano che si va verso la fine del percorso si aprono delle vedute molto belle verso la Vigolana, l'altopiano di Bosentino e poi con questa vista mozzafiato sulla Valsugana col lago di Caldonazzo. E poi se vogliamo, Alessandro, c'è che qui si unisce l'aspetto culturale con l'aspetto, diciamo, del tempo libero, anche dello sport. Sì, il percorso infatti è percorribile a piedi, in bicicletta e anche soprattutto dai disabili, per cui è un percorso open, che è un po' uno degli obiettivi che ci siamo dati anche come località, come ambito. Tranquility.
con Silvia e Linda viviamo l'esperienza di Alpe Cimbra Activity, e allora parliamo di Nordic Walking, parliamo di escursionismo, parliamo anche del bike, tutto ciò che significa vivere questo territorio, ma comunicando ai vostri ospiti anche ciò che significa ad esempio le regole dello sport. Sì, esatto, la novità dell'Alpe Cimbra Activity 2015, siamo tutti istruttori di Nordic, mountain bike, accompagnatori di media montagna, e vi aspettiamo sull'Alpe Cimbra appunto per passare tutta la giornata in compagnia con i nostri istruttori specializzati soprattutto a livello di morfologia, montagne, laghi, alla conoscenza di tutta questa magnifica Alpe Cimbra. Un'altra vostra caratteristica è l'attenzione per i bambini. Sì, esatto, ci specializziamo innanzitutto partendo anche dall'inverno, perché siamo tutti quanti maestri di sci, partendo dal bambino proprio più piccolo all'adulto, quindi sono sport per tutti e per qualsiasi età. Abbiamo delle 4 giornate bimbo proprio sull'Alpe Cimbra, ci alterniamo con Folgaria e Lavarone, abbiamo la visita al Museo del Miele e anche la fattoria didattica. Questi bimbi vengono accompagnati insieme a delle persone specializzate per far conoscere il territorio e per comunque mantenerli in movimento. Quali sono i vostri itinerari, il vostro terreno di gioco? Beh, il nostro terreno di gioco, partiamo appunto dalle cose più facili per i bambini e per anche le persone più anziane. Poi ci possiamo muovere appunto con i nostri accompagnatori di montagna da cose un po' più difficili, di media difficoltà, ma comunque Alpe Cimbra è studiata su un territorio molto facile da vivere insieme alle famiglie e insomma anche alle coppiette. Tra una passeggiata e una escursione c'è tempo anche per una giocata al golf. Siamo al Golf Club di Folgaria con Daniele Binda, che ne è il direttore. Uno sport, il golf, non più esclusivo, che si rivolge anche ai giovani, come vediamo. Esattamente, questa è la seconda stagione del golf a 18 buche qui a Folgaria. Da questa tarda primavera, fine maggio, abbiamo iniziato dei corsi promozionali rivolti ai giovani. Giovani dai 6 anni fino ai 18, facciamo questi corsi collettivi qui a Maso Spinzio, ormai rivolti a tutti, anche con un budget limitato. Offriamo la possibilità di giocare in questo posto incantevole, offriamo l'attrezzatura, diamo praticamente tutta l'assistenza per iniziare, tutte le basi per iniziare questo meraviglioso sport. E un buon golfista, Daniele, cosa deve avere innanzitutto? Tanta pazienza, la pazienza, perché il golf uno crede di venire, iniziare a giocare e tirare la pallina, invece purtroppo è uno degli sport più difficili. È uno sport completo a 360 gradi e vi assicuro, venite a provare, perché una volta che inizierete a vedere volare la pallina ne vale veramente la pena. Thank you.
Le nostre escursioni ci portano al Rifugio Paradiso, siamo sul Cornetto che poi ci condurrà verso Cima 3 e quindi al massiccio della Vigolana. In questo territorio nasce lo sci alpino qui a Folgheria, quindi un luogo storico che oggi è una meta molto ambita dagli escursionisti. Siamo in compagnia di Gianni Bernardi, patron di questa struttura che è molto famosa per la sua cucina, no? Beh, diciamo che uno dei pezzi forti, il nostro pezzo forte è quello, e poi l'ospitalità che abbiamo con i nostri clienti. Cose dovute, altrimenti è un po' difficile portare i nostri clienti. Naturalmente i vostri clienti sono gli escursionisti, ci sono delle passeggiate anche molto semplici, familiari. Sicuramente passeggiate molto semplici, familiari. L'entrata principale per la tranquillità e la camminata tranquilla è quella del Passo del Zomo. Si arriva qui da noi, tranquilli, si può trascorrere la giornata tranquillamente, la mezza giornata qui. Il sole qui non manca mai, spunta presto e tramonta tardi. Vi ospitiamo noi con la nostra cucina, con la nostra crepe, poi il altro bel percorso, scendere verso la Valle Agarina, dove si vede tutta la Val di Gola e vediamo che tutto il fondo della Val dell'Adige, questa cosa che è una panoramica bellissima con dei punti di veduta molto molto belli. La vostra cucina è un ricco repertorio della cucina tradizionale trentina. Sicuramente, la ricerca nostra è quella proprio di finalizzare proprio e avere soprattutto dei prodotti del territorio, poi lavorati da noi nella nostra maestria, per quello che sappiamo con il nostro cuoco, che siamo innamoratissimi di lui e i nostri clienti uguale, e puntare appunto sul prodotto trentino, rinnovandolo, arricchendolo un po' e per quanto sia possibile magari presentarlo con delle sfaccettature che possono arricchirlo, insomma. Coltivare anche la bellezza in cucina. Soprattutto quello, perché anche non solo il palato ma anche gli occhi vogliono la loro parte quando si mangia. Un rifugio raggiungibile a piedi, però sappiamo che ci sono anche dei servizi dedicati per chi non vuole o non può camminare. Sì, questo è uno dei nostri picchi di forza, perché non vogliamo che la compagnia vada così sciolta, no? Abbiamo le persone anziane che magari hanno qualche momentino in più di fatica per camminare, le mamme con i bimbetti, i passeggini, queste cose qua, e allora noi abbiamo messo in atto con dei collaboratori paesani un servizio navetta dove le persone le andiamo giù a raccogliere in paese, loro ci chiamano, ci prenotano e le raccogliamo, le portiamo su. Poi se ce la fanno tranquillamente dal bar mangiato scendono a piedi, che è meno difficile, no? Altrimenti li accompagniamo noi e così almeno riescono a stare insieme, famiglie, le persone più anziane, i bambini, tutte queste cose qua. L'Alpe Cimbra dunque come terreno di gioco straordinario per tutto ciò che significa l'attività all'aria aperta. Con Daniela Vecchiato, che è il direttore dell'APT dell'Alpe Cimbra, vorremmo anche ricordare che questo territorio è un'area particolarmente vocata per la famiglia. Infatti è proprio così, diciamo che tutti i nostri investimenti, i nostri sforzi sono stati proprio rivolti a creare un'accoglienza unica e vera per le famiglie con i bambini. In particolare dal 26 luglio al 1 di agosto avremo il secondo appuntamento con il Festival del Gioco, una settimana interamente dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie per portarli a scoprire la fiaba dell'Alpe Cimbra con i suoi personaggi, la streghetta Aperti, il folletto Flip Flick, quindi una settimana veramente molto ricca di appuntamenti. Questi appuntamenti sono legati alla storia e alle tradizioni di questi luoghi e quindi fattorie didattiche, laboratori, dei modi divertenti per avvicinare i più piccoli alla montagna e alle sue tradizioni. Grazie a Daniela Vecchiato, a tutti gli amici qui dell'Alpe Cimbra. Vi ricordiamo il nostro sito girovagandoitrentino.it e come sempre noi ci rivediamo la prossima settimana. Ciao, arrivederci.